Buongiorno a tutti. Voglio condividere qualcosa con voi di così importante che vi chiedo, se possibile, di prendervi un tempo mentre ascoltate questo breve messaggio e possibilmente di avere la vostra Bibbia tra le mani. Perché quello che andiamo a toccare è qualcosa che viene spesso affrontato. Io l'ho sentito spesso predicare, l'ho sentito spesso citare tra credenti, e passa spesso anche tra i post di Facebook, qualcosa che i credenti citano spesso. È un versetto che si trova nel capitolo 12 della lettera agli Ebrei, e desidero condividerlo con voi andando in profondità su questo, perché è un argomento importante che va a toccare dei punti fondamentali per la nostra vita. Quindi vi chiedo di prendervi questo tempo con attenzione, di seguirmi e di poter anche verificare se quello che dico ha un senso o no. Premetto che quando ci accostiamo alla scrittura, che io ripeto, credo ispirata dallo Spirito Santo in tutta la sua ampiezza, da Genesi ad Apocalisse, dovremmo innanzitutto esaminare il contesto e anche chi sono i destinatari del libro da cui noi andiamo a trarre un versetto, un paragrafo, un passo. Perché tutta la scrittura è scritta per noi, ma non tutti i libri sono scritti a noi. La lettera agli Ebrei è stata scritta da un autore che noi non conosciamo, io non credo sia Paolo, sinceramente, perché lo stile nell'originale di questa lettera è molto diverso dallo stile delle lettere di Paolo. È stato scritto ad Ebrei. E noi non possiamo far finta di niente, non possiamo ignorare questo, perché noi non siamo ebrei, ma siamo gentili, siamo credenti gentili. Noi non veniamo dalla legge. Noi veniamo dal paganesimo, al limite, in un certo senso. E quindi noi non possiamo prendere tutto quello che è scritto ad Ebrei e applicarlo alla nostra vita come se fosse una lettera alle chiese. Questa è una lettera che è stata scritta a credenti ebrei. E infatti nei capitoli principalmente 1, 2, 3 e 4 si parla continuamente del rapporto che c'è tra Cristo e i patriarchi, principalmente con Mosè o con Aronne. Quindi l'autore parla ad ebrei che venivano dalla legge per mostrare che Cristo è superiore agli angeli, che Cristo è superiore a Mosè, che Cristo è superiore ad Aronne, che Cristo è superiore a Giosuè, che Cristo è superiore a Davide e così via. E noi non possiamo ignorare questo. Fatta questa premessa, che è una lettera scritta ad ebrei, credenti, ma che avevano il problema già nel primo secolo d.C., di avere delle infiltrazioni dai giudei, che non avevano accettato Gesù come Messia, e che volevano riportare i credenti sotto Mosè. E noi dobbiamo inquadrare un po' quello che accadeva nella chiesa dei Galati. E quindi noi dobbiamo innanzitutto capire che questa lettera è stata scritta agli ebrei. Per quanto riguarda questo versetto, che è il versetto 14 del capitolo 12 di Ebrei, è un passo che viene solitamente interpretato sia da un punto di vista del legalismo che di una grazia che a me convince poco, perché e dopo vi dirò qual è questa interpretazione, perché sa più di forzatura, ok? Noi non possiamo forzare la scrittura per giustificare quello che crediamo. Dobbiamo leggere alla luce dello Spirito Santo innanzitutto, ma anche alla luce di un contesto e soprattutto di quello che appartiene a tutto il complesso della scrittura. E io ve lo leggo adesso, mi invito a leggerlo con me, al versetto 14 dice l'autore: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. Una prima interpretazione è che noi dobbiamo fare opere degne di ravvedimento, citando però Giovanni Battista e non Gesù. Noi a volte predichiamo il Vangelo di Giovanni più che il Vangelo del Regno, il Vangelo di Cristo. Questo tipo di interpretazione ci fa cadere nelle opere, come se Paolo principalmente e Lutero non fossero mai esistiti. Quindi fai, non fare, così ti santifichi, perché se tu non ti santifichi non vedrai il Signore. Questa è la prima interpretazione. L'altra, che mi convince se possibile ancora meno di questa, è quella che dice no, ma in realtà non sta parlando del nostro incontro col Signore, ma sta parlando del fatto che se noi non permettiamo al
Signore, di santificarci, gli altri non vedranno il Signore in noi, cioè nessuno vedrà il Signore in noi. Ora, questa seconda interpretazione, capite voi bene da soli che è forzata, no? È un'interpretazione veramente forzata che non sta in piedi, dai. Cosa credo io? Lo credo e vi darò delle motivazioni per cui lo credo. Credo che questo versetto vada letto innanzitutto nel contesto della lettera in cui si trova, che è la lettera scritta agli ebrei, ma anche alla luce di ciò che l'autore dice in altri passi di questa stessa lettera e in altri passi di altre lettere che sono state scritte ad ebrei principalmente, tra cui le lettere di Giovanni, la lettera di Giacomo, le lettere di Pietro. Di cosa sta parlando l'autore in questa santificazione? Paolo dice in prima Corinzi che Cristo è stato fatto per noi santificazione. Ora, la parola santificazione nella scrittura non ha a che fare, soprattutto nel Nuovo Testamento, con qualcosa che noi facciamo, ma qualcosa che lui ha fatto. E vorrei invitarvi, per questo, sempre in questa lettera, a girare indietro di una pagina e andare nel capitolo 10, al versetto 12, dove lo stesso autore, nella stessa lettera, dice: Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, quindi sta parlando della croce, e per sempre si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti. Questo ha reso è un perfetto in greco ed indica un'azione compiuta una volta e per sempre, non qualcosa che noi facciamo durante la vita, è qualcosa che lui ha fatto. Ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati, non che si santificano. Che cosa vuol dire quindi Ebrei 12,14? Dice ad ebrei che venivano dalla legge: non pensate di essere santificati con le opere della legge. Non pensate di essere santificati con rinunce, con tutto ciò che è esteriore religione. La santificazione è un atto da parte di Dio che avviene perché Cristo è stato fatto sulla croce nostra santificazione. In poche parole, quando io ricevo Gesù Cristo come il mio Salvatore nella mia vita, in un istante vengo santificato e i miei peccati, che già sono stati perdonati 2000 anni fa al Calvario, posso beneficiare di questo, posso farlo mio. Io sono già stato perdonato, ma senza un atto mio. Qualcuno ha detto tra i padri della Chiesa: colui che ti ha salvato senza di te non può salvarti senza di te, nel senso che lui lo ha già fatto, ma serve una tua risposta. Io posso ammalarmi senza la mia volontà, ma non posso curarmi senza la mia volontà. E quando io decido di ricevere questo perdono che è già offerto da 2000 anni, i miei peccati vengono cancellati. Sta dicendo questo: cari ebrei, cercate di trovare la pace con tutti, perché Cristo è morto perché gentili ed ebrei fossero una cosa sola nel Messia. Come è scritto in Efesini, mi pare, dove è scritto che egli ha battuto il muro della separazione tra ebrei e gentili. Quindi la pace con tutti, nel senso, i pagani non sono vostri nemici. In Cristo sono vostri fratelli, sono gentili, credenti. Paolo dice: non c'è più nessuna differenza tra giudeo e greco, perché tutti sono uno in lui. Se non cercate questa santificazione che avviene per la fede in Gesù Cristo, non vedrete mai il Signore con tutte le vostre opere della legge. Non è Mosè a giustificarvi. Non è Aaron il vostro sommo sacerdote, non è Davide il vostro re, non è Giosuè colui che vi porta a destinazione. Quelle erano ombre di Gesù Cristo. Quando noi riceviamo Gesù Cristo alla nuova nascita, noi veniamo santificati. I nostri peccati vengono istantaneamente cancellati. Erano già stati perdonati, ma noi li facciamo nostro questo perdono. E il suo sangue ci purifica da ogni peccato. Questo ci porta direttamente a Prima Giovanni, altro passo che viene letto in maniera, che è Prima Giovanni 1, 8-9.
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci, ecco la necessaria santificazione, da ogni iniquità. Ma attenti, questo non vuol dire che ogni volta che noi pecchiamo e ogni volta che confessiamo, lui ogni volta ci perdona e ci purifica. Poi noi pecchiamo e lui non ci perdona fin quando noi non confessiamo e lui non ci riperdona. Non è così. E sapete perché ve lo dico? Perché nel testo originale questa parola in greco, questa parola da perdonarci è afè, con l'accento circonflesso e la iota sottoscritta sotto la eta. E il verbo afè deriva, io qui il mio vocabolario di greco, dal verbo afiemi, che vuol dire lanciare lontano, anche perdonare. Ma nella sua radice etimologica vuol dire gettare lontano. Infatti è scritto, mi pare in Michea, non sono sicuro, che egli getterà i nostri peccati lontano, come è lontano l'Oriente dall'Occidente. Quando è avvenuto che i nostri peccati sono stati perdonati? Quel afè è un infinito aoristo. E l'aoristo è un aspetto del verbo che indica non un'azione durativa, che è l'indicativo, cioè ogni volta che noi confessiamo, lui ogni volta ci purifica. No, in greco quell'infinito aoristo indica un'azione che avviene una volta e per sempre. Quando è che noi confessiamo i nostri peccati? Quando riceviamo Gesù Cristo. Noi andiamo al Padre a dire: io ho peccato e ho bisogno di un Salvatore che mi salvi dai miei peccati. E allora lui ha fé, aoristo infinito. Una volta sola, in un istante, alla nuova nascita, getta lontano da noi i nostri peccati, li toglie dalla sua vista, li cancella per sempre. E non avviene sempre, non è un cammino di santificazione. Certo che c'è un cammino di crescita che noi dobbiamo fare, certo che c'è, non sto negando questo, non dico continuiamo a vivere secondo questo mondo, non dico questo, ma la santificazione di cui parla Ebrei 12,14 e Giovanni. Prima Giovanni 1, 8, 9 è istantanea, è un dono gratuito che tu ricevi quando nasci di nuovo. E afè, infinito aoristo, una volta sola, per sempre i tuoi peccati vengono gettati lontano, cancellati, perdonati, buttati via. E questa è la grammatica che lo dice, altrimenti sarebbe stato un infinito indicativo. Ogni volta che noi confessiamo, ogni volta, perché l'indicativo nel greco ha un senso durativo, ogni volta che noi confessiamo, ogni volta lui ci perdona. No, no, è un infinito aoristo. Una volta ci ha perdonati. Quando avviene la necessaria santificazione? Quando necessariamente noi riceviamo Gesù Cristo come nostro Salvatore. L'autore della lettera agli ebrei sta dicendo agli ebrei: la giustificazione non avviene per opere. Avviene in un istante solo quando riconoscete che Gesù è il vostro Messia, che egli sulla croce è stato fatto per voi santificazione e che il suo sangue ha il potere in un istante solo di cancellare i vostri peccati. Se voi non accettate questa istantanea santificazione che si chiama nuova nascita nella morte e nella resurrezione di Gesù Cristo, voi non potrete vedere il Signore né con Aronne, né con la legge, né con Giosuè, né con Davide, né con gli angeli, perché Gesù Cristo è il fine della legge e Gesù Cristo è stato fatto per noi santificazione. Smettiamo di insegnare che questo versetto vuol dire che se non ci santifichiamo, noi non possiamo santificarci, altrimenti non sarebbe per fede e per grazia, sarebbe per opere. E è scritto invece che il giusto vivrà per fede. Noi siamo salvati per fede in un attimo. In una rigenerazione istantanea nel ricevere Gesù Cristo e il suo sangue, altrimenti noi camminiamo per opere e parliamo dei religiosi, degli altri che camminano per opere. Noi insegniamo per opere. La santificazione non è per opere, è per la fede. In un istante della tua vita in cui lo Spirito Santo ti ha fatto vedere che eri un peccatore bisognoso di un Salvatore, e in quel momento hai ricevuto questa necessaria santificazione che ti permette di vedere il Signore e, come Gesù ha detto parlando della nuova nascita in Giovanni 2, di vedere il regno di Dio. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio e quindi non può entrare nel regno di Dio, non lo può vivere il regno di Dio e non può vedere la differenza tra il regno e la religione, ciò che viene da Dio e ciò che viene dall'uomo. Quindi, Ebrei 12,14
parla di qualcosa che Dio fa. Dio ci santifica, è il sangue di Gesù che ci santifica, è la fede in Gesù che ci santifica, è Gesù Cristo la nostra santificazione. Noi non possiamo fare niente, nessuna opera, rinuncia, preghiera, niente per santificarci, non possiamo permettere a Lui di farci crescere, ma la santificazione è istantanea e avviene alla nuova nascita. Ciò che è scritto in Giovanni 1,8,9 avviene una sola volta nella vita e vale per sempre, lo dice Ebrei 10,12. E ha reso perfetti per sempre non quelli che si santificano, ma quelli che già sono santificati. Il suo sangue è abbastanza potente in un attimo solo da perdonarci i nostri peccati. L'autore della lettera agli Ebrei parla di un'azione istantanea. La santificazione avviene in un istante. Eri un peccatore, adesso sei giusto perché hai creduto in colui che è il giusto e giustifica colui che ha fede in Gesù, il nostro Padre Celeste. Non è per opere, è per fede. E se tu non hai ancora ricevuto questa santificazione, io ti invito adesso a riceverla in un istante pregando con me. Signore Gesù Cristo, io confesso che sono un peccatore bisognoso di un Salvatore. E oggi riconosco che tu sei la mia santificazione, che tu sei morto e risorto una volta, per sempre, per santificarmi e rendermi perfetto per sempre. Io oggi credo con il mio cuore che tu sei il Signore e confesso con la mia bocca che Dio ti ha risuscitato dai morti. In questo momento, per l'azione dello Spirito Santo, io nasco di nuovo e ottengo la necessaria santificazione che permette ai miei occhi di vedere te, Signore, te come Padre. E te Gesù come mio Signore, mio fratello, mio amato, e di avere vita eterna e poter regnare nel regno in questo mondo, vedere il regno, entrarci e regnare. Nel nome di Gesù, che Dio vi benedica e ringraziate Dio per aver già avuto questa necessaria santificazione alla nuova nascita. Ciao e a presto.